Allora, Radio Radicale, siamo con Catello Vitiello di Italia Viva per parlare un po' dei tanti temi che sono sul tappeto nel dibattito politico. Allora, ieri c'è stato un incontro tra la delegazione del Partito Radicale e il ministro della Giustizia Cartabia. Allora, il Partito Radicale ha espresso la preoccupazione dicendo, parecchie preoccupazioni, dicendo che in questa legislatura non sarà possibile fare la riforma della giustizia. Allora, volevo sapere se tu condividi questo pessimismo o se sei d'accordo che sarà molto difficile farla nel momento in cui state presentando gli emendamenti e quindi affilando le armi per il dibattito parlamentare. Ma vedi, abbiamo affilato le armi perché crediamo che la riforma debba essere fatta certamente, ma in maniera adeguata al dettato costituzionale. Io ho presentato molti emendamenti che però prendono come punto di riferimento i principi della nostra Costituzione. E quindi anche la marea di emendamenti che abbiamo presentato è per fornire poi un prodotto adeguato al sistema, all'intero sistema penale, che sia comunque una derivazione dei principi della Carta Costituzionale. Io confido invece nel fatto che poi si faccia, perché la riforma urge, ci sono una serie di problematiche anche rispetto alla linguaggine del processo. Si è tentato di farlo curando la patologia, ma non è così che si risolve il problema, non è con la prescrizione che tu azzeri il problema della irragionevole durata dei nostri processi, anzi per assurdo la peggiori, perché togliendo uno spartiacque che è il limite massimo per cui si può fare un processo, significa che i processi possono diventare eterni. E invece bisogna correre ai ripari e bisogna farlo all'interno delle singole procedure e noi ci stiamo provando. Allora, ieri nelle congiunte prima e seconda avete discusso della commissione Palamara. Allora, la discussione è rimasta sul bagnasciuga, diciamo, non siete entrati nel territorio della discussione perché, insomma, ha prevalso lo scontro sulla nomina dei relatori. Allora, molti hanno interpretato questo passaggio come il fatto che non si andrà avanti. È così? Io spero di no, nel senso che una commissione d'inchiesta per quello che sta accadendo nel mondo della magistratura è fondamentale per recuperare un minimo di credibilità agli occhi del cittadino, perché poi, a parte il potere che insomma, deve essere controllato, verificato, rettificato, però c'è sta anche l'aspettativa di giustizia che non deve mai mancare. Se si perde fiducia nella magistratura quale istituzione, diventa un problema molto serio ed è un problema anche per noi avvocati. Bisogna mantenere sempre alta l'asticella e secondo me una commissione d'inchiesta per tutto quello che sta succedendo ancora, perché il caso Palamara è un caso che è scoppiato un anno e mezzo fa. Però secondo me non ha smesso di provocare una serie di effetti a catena e oggi con il comitato Loggia Ungheria, che dir si voglia, i giornali utilizzano entrambe le formule, secondo me è arrivato il momento di pensarci. Certo, nelle due commissioni in congiunta stiamo verificando una serie di problemi sulla procedura parlamentare, cioè Certo. su qual è il testo su cui battere, e lì ci sta un problema sul quale io già mi sono pronunciato. Io ritengo che una commissione d'inchiesta debba avere un obiettivo certo e il caso Palamara lo offre. Allargare troppo, secondo me, è rischioso perché poi può accadere quello che dicevi, cioè che non si faccia l'inchiesta, perché più si apre peggio è. Poi c'è sta il problema dei relatori. Ecco, io non mi sono espresso ancora, perché poi le commissioni hanno dovuto interrompere i lavori, però ti confesso che io mi aspettavo un minimo Ecco, di apertura in più. cioè, ritieni che sia una trappola il fatto che si possa scegliere un relatore di minoranza? Assolutamente no, non è una trappola, anzi, Ecco siccome perché l'inchiesta. qua. È qui che sta il problema, è qui che penso che sia stata sarebbe stata più ragionevole una scelta coinvolgendo l'opposizione. Considerato poi che questa maggioranza è una maggioranza assai variegata, abbiamo quasi tutto l'arco costituzionale in questa maggioranza, propendere soltanto per una parte di questa maggioranza, anche questo può far alzare il sopracciglio a qualcuno. Detto questo, vuoi sopire qualsiasi polemica? Uno dei due relatori può essere dell'opposizione e così, insomma, anche perché l'inchiesta interessa a tutti. Se
sono tutti interessati a vagliare, cioè non è che ci sta una parte politica che dice no, l'inchiesta non sa da fare. Tutti vogliono indagare e quindi sembra giusto e corretto fare una scelta bipartisan e coinvolgere tutti. Allora, noi mentre c'era in corso questa discussione abbiamo visto quello che sta succedendo al CSM. Oggi il CSM ha fatto sapere che insomma si considera parte lesa in questa vicenda. È stato ascoltato da Vigo come teste. E vediamo il rimpallo di responsabilità tra due procure sulla vicenda del dossieraggio. Allora, che cosa sta succedendo e questo alimenta altre polemiche? Sì, è quello che dicevamo prima, cioè è lo strascico di quello che sta accadendo da un paio d'anni a questa parte nell'ambiente della magistratura. C'è una forte resistenza a che certe verifiche vengano fatte, bisogna capire perché, per quale motivo. E il CSM che si senta parte lesa, io ne sono contento, cioè ne sono felice, perché significa da un lato prendere le distanze e dall'altro capire che forse è il momento di approfondire un po' il tema magistratura, il tema legato, insomma non voglio farlo perché non voglio dirlo così in maniera, però c'è una questione morale, è arrivato il momento di tirare le somme e capire che forse una verifica va fatta, una verifica un pochino più dettagliata. Certo, si rischia poi di fare quello scontro fra poteri dello Stato, il potere legislativo, quindi il Parlamento da un lato e la magistratura e il potere giudiziario dall'altro. Io questo scontro non lo vorrei, o perlomeno io vorrei arrivare allo scontro ma sui temi, cioè il Parlamento deve recuperare secondo me quello che ha perso in questi ultimi 10-20 anni, cioè quel minimo di autonomia nel legiferare. Cioè che cosa succede? L'ho vissuto io in prima persona in Commissione Giustizia, in tante occasioni si cerca di adeguare il sistema legislativo, quindi un sistema che parte da una norma certa, pur se generale astratta ma certa, e si cerca di offrirla in base all'interpretazione che la giurisprudenza di legittimità ha dato. Non è così, non è questo il nostro mandato, oppure, o meglio, bisogna anche verificare l'interpretazione della norma nel lungo periodo, come si è evoluta nel tempo, come si è adeguata alle esigenze dei territori, però noi rispondiamo ai cittadini. Cioè, noi dobbiamo anche avere il coraggio, avere la forza di fare i parlamentari fino in fondo e proporre delle proposte normative che vadano anche in controtendenza rispetto ad un'interpretazione. E questa è l'autonomia del Parlamento che bisogna recuperare. Non è un gioco di forza, non è un braccio di ferro fra poteri, non è un modo per dire io sono più forte di te, non è questo. E allora il pericolo di una commissione d'inchiesta è che si vada su questo terreno qua, il terreno dello scontro. E no, lì c'è il terreno della verifica, che è corretta, perché in questo momento c'è un pericolo, quello di non uscirne bene, e se non esce bene il potere giudiziario, il potere di chiusura, quello che deve poi andare a fare delle verifiche, a sanzionare, siamo messi male, in Italia siamo messi male. Il Quirinale, allora, il Quirinale continuerà a mantenere una linea di riserbo. Certo. Il Quirinale è una garanzia e continua ad essere una garanzia, e io voglio continuare a vederlo come una garanzia di terzietà rispetto alle parti in causa. È chiaro che il nostro presidente del CSM è lui, insomma, prima o poi dovrà assumere delle decisioni anche molto difficili, molto complicate, però prima o poi lo dovrà fare. Al di là di questo, oltre a questo, ti aspetti il trasferimento di qualcuno, almeno il trasferimento di qualcuno perché non ha fatto fino in fondo il suo dovere, non che abbia violato la legge, ma che... È un vecchio sistema, si è sempre fatto ed è possibile che accada ancora. Però confesso che questa commissione d'inchiesta secondo me deve significare fare un patto di verità fra le forze in campo. Cioè il patto è quello di non nascondere la polvere sotto al tappeto. Cioè certo. Bisogna guardarsi negli occhi e risolvere i problemi. Se ci sta questo, allora che poi ci siano delle sanzioni anche meno forti, ma che comunque vadano ad incidere sui comportamenti, ben vengano. Se invece le sanzioni meno forti servono soltanto perché bisogna, diciamo, fingere che il fatto non sia mai accaduto, no, questo no. Questo no, perché significa non resettare.
Io la ringrazio, grazie a Catello Vitiello di Forza di Italia Viva, membro della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati. Affari costituzionali. Destino Affari Costituzionali e quindi è pienamente legittimato a parlare perché fa parte di un promosso, quindi è un avanzamento, la prima commissione, la number one. Grazie. Grazie.